vedersi. Professore, potrebbe essere un antipasto oppure anche un piatto di mezzo? Questo potrebbe essere un antipasto sicuramente, non in questo quantitativo. Questo è un piatto come un secondo, ricorda parecchio, io mi sono un po' ispirato al caponmagro, nostro piatto particolare che si fa con... Ecco, quindi lo utilizziamo come piatto di mezzo. Sicuramente. Piatto magro. Potrebbe essere un buon antipasto, senza ombra di dubbio. Che un buonissimo antipasto, magari in quantità un pochino più ridotta. Chiaro, chiaro. E i giochi sono fatti. E presentiamo il primo esperto che è intervenuto a questa puntata speciale sullo Stoccafisso, il dottor Giovanni Del Nevo, benvenuto. Dottore, abbiamo parlato nell'introduzione di qualità nutritive eccezionali per lo Stoccafisso, è vero? Verissimo. Io la prima esperienza che ho fatto con... problema di nutrizione dello Stoccafisso l'ho fatto appunto con venendo appunto quando ero appena da bambino, quando appunto davano il merluzzo, cioè siccome lo Stoccafisso deriva dal merluzzo, io ricordo che in quel periodo di povertà che esisteva prima della guerra, già a scuola davano l'olio di fecato di merluzzo per il suo alto contenuto di vitamine e di acidi grassi particolari. Ecco, quindi lo Stoccafisso fa bene alla salute, perché? Innanzitutto va bene alla salute perché lo Stoccafisso contiene degli acidi grassi poliinsaturi, gli omega 3, che hanno un effetto positivo sul metabolismo in quanto riducono la formazione di trigliceridi, che sono appunto quelli nocivi per il processo di arteriosclerosi. Poi perché gli omega 3 hanno un'azione fluidificante, hanno un'importante azione antiaggregante piastrinica. L'aggregazione piastrinica è quella che dà poi l'infarto. Infatti se noi vediamo, la maggior parte degli infarti avvengono nelle prime ore del mattino perché l'aggregazione piastrinica è particolarmente alta al mattino. Quindi in un discorso di prevenzione lo Stoccafisso può essere utile per queste malattie? Naturalmente, appunto, ha un'azione antiaritmica, quindi previene le fibrillazioni atriali. E poi per il suo contenuto di iodio è molto importante. Molto importante perché nelle zone specie dell'entroterra, dove la carenza di iodio è notevole, questo nel dopoguerra si vedeva in modo particolare, veniva fuori il gozzo. Ma prendendo appunto il pesce, quindi anche appunto lo Stoccafisso, questo fenomeno così del gozzo endemico veniva notevolmente ridotto, insomma. Siamo in una scuola. Alle ragazze che cosa vogliamo dire? Che lo Stoccafisso fa bene anche per... Ma lo Stoccafisso fa bene per tutto, anche per lo sviluppo cerebrale. Anzi, questo sarebbe importante per le donne in gravidanza, perché appunto per la formazione del cervello del bambino è molto utile usare i pesci, quindi lo Stoccafisso, che in fondo è un pesce essiccato, che come mantiene tutte le caratteristiche del pesce normale. Un grammo di Stoccafisso da 92 calorie, un chilo di valore energetico, per esempio un chilo di Stoccafisso equivale a 5 kg di pesce intero, perché si è tolto l'acqua, è rimasta la parte sostanziale. Poi c'è un fatto che è facilmente digeribile perché le fibre sono minime, non contiene colesterolo e quindi appunto ha questa azione positiva del metabolismo. Contiene le vitamine, contiene il ferro che è importante, il fosforo, la vitamina D e lo iodio, che è abbastanza importante anche soprattutto appunto per le donne nella cellulite, eccetera. Quindi appunto è utile anche per prevenire la cellulite. Sì, naturalmente, sì, appunto, sì, perché lo Stoccafisso, a differenza del baccalà, quando è povero di sale, è ricco di iodio. Questa è un'azione positiva dal punto di vista della conservazione della pelle. Allora, che cosa dobbiamo dire? Mangiamo Stoccafisso, mangiamolo sempre di più e seguiamo appunto i suggerimenti che ci provengono dagli chef che stanno elaborando veramente dei piatti assolutamente nuovi, appetitosi e che possono incontrare i gusti di tutti. Grazie, dottore. Ed ecco, tutto è pronto per il secondo piatto che vi dimostreremo, lo sformatino di carote con Stoccafisso e salsa al taleggio. Che cosa occorre, professore? Allora, lo Stoccafisso è lo stesso, questa volta abbiamo utilizzato i pezzi un pochino più belli, quindi della parte centrale del pesce, lo sformatino di carote che non è altro che carota lessata, poi viene saltata in padella con un po' di burro e cipolla. Dopodiché si frulla tutto con qualche uovo e si cuoce in forno a bagnomaria per 20 minuti.
Uovo intero. Intero. Le uova addensano il composto e questo è il risultato. Questo lo utilizzeremo come base del piatto, quindi lo andiamo a mettere al centro. Ecco, siamo già pronti per la mise en place. Sistemiamo lo sformatino. Qualche scalogno brasato. Lo scalogno è cotto con vino e olio, semplicemente. Vino e olio senza sale. Poi ci mettiamo qualche foglia di stoccafisso sotto. Lo andiamo a salsare con la salsa al taleggio. La salsa al taleggio è semplicissima da fare. Basta prendere il taleggio, stemperarlo nel latte e metterlo sul fuoco, il fuoco molto basso. Il taleggio si scioglie e crea questa salsina. Ecco, e andiamo a nappare generosamente questi ingredienti. Una parte coprirà lo stoccafisso, l'altra parte lo mettiamo dopo. Poi abbiamo preparato di guarnizione qualche pomodoro cotto in forno, che adesso vi faccio vedere. Ecco, una curiosità, professore. Lo stoccafisso che stiamo utilizzando in questo piatto è lo stesso del precedente, stessa cottura, bassa temperatura? Abbiamo solamente scelto le parti migliori per questo piatto e le parti, siccome l'insalatina poi risulta tutta sbriciolata, le parti più della coda, le parti meno compatte per l'insalatina. Ecco, quindi in definitiva con un unico procedimento di cottura che dura 2 ore, però si possono realizzare 2 preparazioni. Allora, adesso stiamo estraendo dal forno dei pomodorini. Che tipo di pomodorini? Questi sono pomodorini ciliegini che vengono cotti in forno con olio, sale e pepe. E un po' di rosmarino, vedo. Di rosmarino, ci sta molto bene anche l'aglio. In camicia o camicia, sì, questa volta camicia. E poi per ricordare i profumi della Norvegia ci mettiamo qualche uovo di salmone. Ma che meraviglia, guardate, ma anche dal punto di vista proprio della vista, non vediamo soltanto del sapore e dei profumi che mi stanno arrivando e sono veramente invitanti. E come sempre il tocco finale, un filo di olio extra vergine, e anche il nostro secondo piatto è pronto. È con piacere che saluto Gabriella Molli, che è qui con noi, esperta enogastronoma, curiosa di cucina, ha scritto tanti libri, soprattutto sulla gastronomia tipica locale, sui prodotti del territorio. Alla quale rivolgo subito una domanda. Con lo stoccafisso, la tradizione è in tavola? Certamente direi che nella nostra zona è un piatto molto raffinato, se vuoi, perché pur essendo diffuso come piatto del venerdì, come piatto di magro, è ora ricercatissimo. Ci sono ristoranti che fanno la serata dello stoccafisso proprio perché ha mantenuto un suo appeal gastronomico. E vorrei citare a questo proposito, nella nostra zona, l'uso dello stoccafisso con le patate, in particolare a Pignone c'è un bellissimo piatto, ovviamente alle patate aggiungono anche le fagiolane. Per esempio nella zona dove si produce olio c'è uno stoccafisso con le olive, che possono essere nere e verdi o verdi, e quindi a volte si trovano combinate insieme, a volte si trovano da sole. Però la qualità essenziale dello stoccafisso che si fa nella nostra zona è che praticamente era un cibo un tempo molto povero e ora invece molto molto caro, dato il prezzo che ha raggiunto proprio per la sua bontà. E abbiamo nella nostra zona per esempio un uso dello stoccafisso in bianco, semplicemente con patate, cipolle, cioè bollito assieme a patate e cipolle, e come spiegava bene il dottor Devi, ha senz'altro delle qualità organolettiche che servono per l'organismo e va rivalutato, e andrebbe insegnato anche a scuola, proprio insegnato ai ragazzini fin da piccoli a seguirne l'evoluzione, mostrandogli come nasce uno stoccafisso, come nasce un baccalà, ma poi soprattutto vedendolo cucinare, perché in casa ora per ovvi motivi molto spesso si rinuncia a cucinare lo stoccafisso ed è un vero delitto. È un piatto soprattutto consumato nelle nostre famiglie la vigilia di Natale. Sì, diciamo che più che altro nella vigilia di Natale si fa
veramente il baccalà combinato in vari modi, o abbinato all'uso dei cavoli neri, alla moda dei cavoli neri, oppure in frittella. Però io tornerei proprio sullo stoccafisso, che è il piatto tipico del venerdì, perché fu nel 1500, dopo che lo scoprirono i veneti, diciamo un certo Quaini, lo portò a Venezia, perché era successo che i veneti si erano incagliati con la loro nave e quindi hanno dovuto prendere così una specie di pausa al loro lavoro, e si sono nutriti esclusivamente di questo pesce essiccato, che è piaciuto molto. Da allora è cominciata, siccome Venezia e Genova erano repubbliche marinare, ovviamente è arrivato, anche perché riempivano letteralmente le pance delle navi con questo pesce, e quindi è arrivato anche da noi, e da noi è stato subito apprezzato, perché le nostre donne sono molto intelligenti e quindi hanno capito che poteva fare molto bene alla salute, che era un piatto del benessere, e è entrato anche in Val di Vara. Abbiamo una ricetta raccolta al Monte Gottero di uno stoccafisso accomodato, si dice, proprio che è arrivato fino lassù, quindi vuol dire che la diffusione è sempre stata molto 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 portata avanti, e anche perché lo stoccafisso si trasporta facilmente a dorso di mulo, dentro delle sacche, insomma, quindi è un genere molto molto democratico. A Genova abbiamo da ricordare invece lo stoccafisso in adobo, che è simile, in adobo significa combinato, che è simile al nostro accomodato. Però c'è un altro piatto che da Genova in là si chiama brandacuglion, ed è realizzato mettendo a bollire lo stoccafisso, poi lo si ritira, lo si fa asciugare bene e lo si mette in una pentola con il coperchio, immergendolo in olio, e viene proprio brandacuglion, deriva da brandad, che è il termine provenzale, e vuol dire muovere con le mani ripetutamente in modo da trasformarlo in pezzettini piccolissimi, quasi una crema. È una cosa deliziosa. Io vorrei segnalare, però, tornando alla nostra Liguria, stocche e bacilli, che è il piatto genovese del giorno dei morti. I bacilli sono le fave, e quindi diciamo che in Liguria è un piatto re, è un piatto che va conservato e va fatto conoscere e amare. Grazie Gabriella. E quindi tra tradizione e innovazione, lo stoccafisso è un alimento che non dovrebbe assolutamente mancare sulle nostre tavole.